Dunque, a questo punto possiamo cominciare a vedere i primi amplificatori con transistori bipolari. Dunque, il primo esempio che vediamo è un amplificatore a emettitore comune e emettitore comune. In inglese è common emitter amplifier. Si indica di solito con le lettere CE. Allora, vediamo un po' che cosa, come è fatto, no? Come lo possiamo rappresentare. Cerchiamo di costruirlo un pezzettino alla volta a partire da quello che conosciamo. Allora, per ottenere un amplificatore abbiamo bisogno di un transistore polarizzato in zona attiva diretta. Ok? Quindi partiamo da lì. Prima cosa, abbiamo un transistore e lo polarizziamo in zona attiva diretta. Quindi questo è il primo pezzo che ci serve. Devo disegnare il transistore e il circuito di autopolarizzazione. Quindi questa sia R1, R2, RC ed R. Questa è la base, questo è il collettore, questo è l'emettitore. Allora, a questo dobbiamo aggiungere un po' di cose. Un amplificatore emettitore comune, a emettitore comune, che cosa ha? L'emettitore ha comune tra la maglia d'ingresso e la maglia d'uscita. L'ingresso è sul terminale di base, l'ingresso del segnale, l'uscita del segnale, dove il segnale è amplificato, è sul collettore. Va bene? Allora, quindi dobbiamo portare l'emettitore a comune, inserire il segnale dalla base e prelevarlo dal collettore. Tutto questo va fatto senza disturbare la polarizzazione del transistore. Come si procede? Si fa questo ragionamento. La polarizzazione del transistore riguarda la tensione e la corrente continua che applichiamo. Il segnale invece è una componente variabile, tipicamente anche ben separato in frequenza, quindi in una banda di frequenze ben determinata e diciamo distante dalla continua, per cui adoperiamo dei filtri per fare in modo che la polarizzazione sia in continua e il segnale invece sia attaccato agli elettrodi che vi dicevo. Come facciamo? Per esempio, il segnale d'ingresso lo introduciamo in questo modo. Abbiamo qui un generatore equivalente di Thevenin del sistema d'ingresso. Per il momento chiamiamolo RSVS. Questo è un generatore di tensione non ideale. Qualunque, e voi sapete che qualunque circuito si può schematizzare tra due nodi mediante il teorema di Thevenin con un generatore di tensione in serie a un'impedenza. Quindi questa cosa è del tutto generale. Per attaccare questo alla base, noi adoperiamo una capacità di accoppiamento che chiamiamo CB, che ha questo scopo. Vedete, per la continua. Per la componente continua la capacità è un circuito aperto e quindi il circuito di polarizzazione è indisturbato. Per il segnale invece sceglieremo un valore della capacità sufficientemente alto, per cui alla frequenza del segnale questa capacità si può considerare un elemento di impedenza molto bassa, un cortocircuito in pratica, impedenza, per cui possiamo supporre che questo nodo del generatore sia praticamente attaccato al nodo della base.
D'accordo? Quindi la capacità fa questo lavoro, separa la continua e accoppia completamente il segnale. Quello che vi ho descritto è una cosa idealizzata, ma se scegliamo il valore opportuno alla frequenza del segnale, praticamente quella capacità può essere un cortocircuito. Va bene? Per prelevare il segnale, supponiamo che il segnale debba essere utilizzato da un carico RL. Per esempio, se questo è un amplificatore audio, immaginiamo che questo carico, questa resistenza RL, rappresenti la resistenza all'altoparlante, ok? A questo punto dobbiamo attaccarla all'uscita. L'uscita è sul collettore. Di nuovo facciamo la stessa cosa. Inseriamo un'altra capacità di accoppiamento CC che per la continua lasci il circuito di polarizzazione indisturbato e per il segnale attacchi direttamente il carico al collettore. Un'altra cosa che possiamo fare se vogliamo tenere l'emettitore a comune tra ingresso e uscita è prendere l'emettitore e portarlo alla frequenza del segnale direttamente a massa. Di modo che di nuovo per la continua la RE sia presente perché CE è un circuito aperto, alla frequenza del segnale invece l'emettitore, diciamo il segnale passa dall'emettitore attraverso la capacità direttamente a massa, quindi l'emettitore è collegato alla massa solo alla frequenza del segnale. D'accordo? Quindi, ricapitolando, CB e CC sono capacità di accoppiamento così, piuttosto che, ecco, qui potrebbe essere utile fare questa distinzione. La quantità CB e CC è una capacità, d'accordo? Il componente si chiama condensatore, d'accordo? Quindi il condensatore è il componente che ha una certa capacità, quindi la capacità è la grandezza fisica associata al componente. Quindi ora, quando disegno un circuito, indico la grandezza fisica del componente, quindi questa può essere una capacità. Per introdurre quella capacità ho bisogno di inserire un condensatore in quella posizione. D'accordo? Quando ragioniamo con i circuiti uno spesso confonde le due cose, però cerchiamo di tenerle presenti. E una cosa è la grandezza fisica, in questo caso la capacità, un'altra cosa è invece il componente fisico, il componente diciamo tangibile, si può toccare, il condensatore. Anche per le resistenze vale lo stesso discorso, si dovrebbe dire resistore per indicare componente e resistenza per indicare la proprietà fisica. Okay? Vedete che io poi uso l'uno per l'altra perché ragionando con un disegno di un circuito le due cose tendono a confondersi. Okay? Detto questo, è bene tenere presente che in realtà sono due parole che indicano due aspetti distinti. Va bene? Ok, CE invece ha un ruolo diverso, per quello non lo metto insieme a CB e CC. CB e CC accoppiano il segnale con il transistore, CE invece è una capacità di bypass. Bypass. Perché e che cosa serve? Bypassare a cortocircuitare la resistenza RE. In pratica elimina la resistenza RE per il segnale a una frequenza diversa dalla continua. Quindi in continua, la continua in inglese si indica con la sigla DC che sta per direct current. Ok? In continua le capacità isolano il circuito di autopolarizzazione
dal resto del circuito, d'accordo? In alternata, dove per in alternata intendo alla frequenza del segnale, alternata si indica con la sigla inglese AC, che sta per alternate current, in alternata le capacità fanno due cose, tre cose, accoppiano carico, generatore d'ingresso e portano l'emettitore a massa. Massa in inglese si indica con la parola ground e la sigla è GND di solito. Il ground si indica con la sigla GND, che sta per, cioè, una contrazione di ground. Va bene. Allora, quindi supponiamo di partire da un circuito di questo tipo. La prima cosa che dobbiamo fare è capire qual è la polarizzazione del transistore. Per capire qual è la polarizzazione del transistore basta studiare il circuito di polarizzazione, che è isolato dal resto, quindi soltanto il transistore con le quattro resistenze di autopolarizzazione. A quel punto, un po' come abbiamo fatto ieri, si può capire esattamente il punto di riposo. In principio, mettendo insieme le cose che abbiamo visto, conoscendo il punto di riposo si può estrarre i parametri del circuito di piccolo segnale, va bene? Una volta che abbiamo i parametri del circuito di piccolo segnale, si può andare a risolvere il circuito per il piccolo segnale, cioè scrivere un'equazione, scrivere l'equazione di tutte il sistema di equazioni linearizzato del circuito utilizzando come incognite le variazioni di correnti e di tensione, d'accordo? Vi ricordate cosa, cerchiamo di ritornare indietro, vi ricordate cosa succedeva per il transistore? Una volta che del transistore scrivevamo l'espressione valida per il piccolo segnale, la parte per il grande segnale si semplificava e rimaneva soltanto un'equazione valida per il piccolo segnale. A questo punto noi possiamo fare lo stesso non solo per il transistore ma per tutto il circuito. Quindi per il transistore abbiamo visto come si fa, immaginate per gli altri componenti. Per i componenti lineari la cosa viene abbastanza semplice, perché tutti i componenti lineari hanno una relazione tra le grandezze di piccoli segnali che è uguale alla relazione principale. Vediamo se riepiloghiamo il discorso. Allora, circuito equivalente di piccolo segnale. Il transistore sappiamo come si trasforma. Come si trasforma una resistenza? Siccome abbiamo un circuito completo, dobbiamo trasformare tutti i componenti. Una resistenza, immaginate che questa qui sia la corrente IR, questa sia la resistenza R, questa sia la tensione VR. Ovviamente vale questa relazione per la grandezza totale, VR uguale a R per IR. Ok? Se scriviamo la corrente e la tensione come parte fissa più parte variabile,
otteniamo questa relazione che possiamo scomporre in due quantità diverse. Per la componente continua deve valere VR grande uguale a R per IR grande, va bene? Per la componente, diciamo per il piccolo segnale, quindi la componente variabile, deve valere VR uguale a R per IR, giusto? Sono estratte da questa, no? Chiaramente devono essere tutte e due valide separatamente, e chiaramente è valida anche quella principale, però vedete alla fine la relazione è sempre la stessa, quindi sia per la grandezza continua, sia per la grandezza totale, sia per la parte variabile, l'espressione è sempre la stessa e quindi il circuito equivalente è sempre lo stesso, una resistenza, d'accordo? E questo per forza di cose vale per tutte le quantità continue, va bene? Per tutte le quantità continue abbiamo che il circuito equivalente piccolo segnale è uguale, scusate, per tutte le quantità lineari abbiamo che il circuito equivalente di piccolo segnale è la quantità stessa. Questo è ovvio perché una linearizzazione di una cosa lineare mi dà la cosa lineare stessa, è ovvio. Per, ecco, l'altra cosa che invece è importante considerare è cosa succede quando invece dobbiamo linearizzare e dobbiamo trovare il circuito equivalente di piccolo segnale equivalente di piccolo segnale di un generatore di tensione, di un generatore di corrente. Dunque immaginiamo questo, qui abbiamo VA più VA. Allora la quantità totale sarà VA più VA piccolo. Quindi per la componente continua abbiamo che c'è soltanto la parte continua, giusto? Questo è sparito e c'è soltanto la parte continua. Per la... No, ho bisogno un po' più di spazio. Allora, componente continua, c'è solo VA, giusto? La parte continua. Per il piccolo segnale abbiamo soltanto la parte di piccolo segnale. Va bene, quindi se consideriamo soltanto la componente continua sparisce il piccolo segnale, c'è solo un generatore di costante. Se consideriamo il circuito equivalente per il piccolo segnale, chiaramente ci sarà soltanto la parte variabile. Perché questa cosa la sottolineo? È ovvia, però è una causa frequente di errori. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo un generatore di tensione costante, tipo la tensione di alimentazione, per il piccolo segnale la tensione di alimentazione è nulla, una tensione nulla. Perché? Perché essendo la tensione continua la variazione è zero. Ok? Analogamente, se noi abbiamo un generatore che è solo che ha solo una componente alternata e analizziamo il circuito in continua, quando la componente alternata si spegne, il circuito in continua, nel circuito in continuo quel generatore è un cortocircuito, ok? Perché attenzione, nulla, continua. Stesso discorso se abbiamo un generatore di corrente con una parte costante e una parte variabile, vale lo stesso discorso, quindi avrò che IA avrà una parte continua più una parte variabile, la componente continua è solo la parte continua, nel piccolo segnale non c'è la parte continua ma c'è soltanto la parte di piccolo segnale.
Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che, di nuovo, se ho un generatore di corrente costante e basta e la parte variabile è nulla, per il piccolo segnale avrò un generatore nullo. Un generatore nullo è un circuito aperto. Ok? Quindi, ricapitolando, i componenti, quando voglio scrivere il sistema di equazioni corrispondente a un certo circuito valido solo per le variazioni, cosa devo fare? Disegno un circuito che si chiama circuito equivalente di piccolo segnale, in cui al posto dei componenti non lineari, per esempio diodi e transistori, metto il circuito equivalente di piccolo segnale, quello ottenuto con l'espansione a primo ordine. Al posto di tutti i componenti lineari metto i componenti stessi, ok? Al posto di tutti i generatori di tensione costante metto un generatore nullo, quindi un cortocircuito. Al posto di tutti i generatori di corrente costante metto un generatore di corrente nullo, cioè un circuito aperto, e tutti i generatori di corrente e di tensione variabili li porto pari pari. Ok? Questo è il riepilogo. A questo punto, detto questo, prendiamo il circuito di prima e disegniamo di questo circuito il circuito di piccolo segnale. Quindi qui che cosa ho? Il transistore, che è questo. Queste resistenze e capacità rimangono uguali. Poi ho dei generatori di tensione e ce ne ho due. Ho l'alimentazione, che è un generatore di tensione costante e che quindi nel circuito di piccolo segnale sarà un cortocircuito con la massa, ok? La tensione la variazione di tensione tra questo nodo e massa sarà zero, perché lì c'è una tensione costante sempre. E questo generatore qui, invece, che ha solo la parte variabile, lo lascio inalterato. Ok? Adesso facciamo il disegno. Allora, VS e RS, qui c'è CB. Poi ho R1 e in parallelo R1 c'è R2, perché vedete, se torno un attimo indietro, qua, vedete R1 è tra base e massa. R2 è tra base e massa, R1 è tra base e l'alimentazione, ma l'alimentazione per il piccolo segnale è la massa, è alla stessa nodo della massa, e quindi R1 finisce in parallelo R2, d'accordo? Quindi R1 e R2 li metto in parallelo e chiamo il loro parallelo RB, come avevo già fatto nella polarizzazione. Qui c'è la base. Poi qua c'è l'emettitore, tra base e emettitore c'è RE verso massa e in parallelo RE c'è CE. Poi tra base e il collettore, scusate, lo metto qua, ok? Finiamo il resto. Tra collettore e alimentazione c'è RC, quindi questa RC a questo punto va tra collettore e massa. Poi tra il collettore e il carico c'era la capacità CC e poi qui c'era il carico, che è la resistenza RL, e supponiamo che sul carico noi prendiamo la tensione di uscita. Ok, non mi serve altro. Quindi questi sono i nodi.
tra base, emettitore e collettore, adesso devo mettere il circuito equivalente del transistore. Vediamo se ho messo tutto. Quindi VCC è sparito perché adesso è massa, RC... ok, ho messo tutto. La tensione d'uscita la prendo su RL, come ho detto, questa la chiamiamo V. Allora, adesso devo disegnare qua il circuito equivalente di piccolo segnale del transistore. Facciamo un circuito a parametri H. Ho qui una resistenza HE. Questa corrente qua la chiamo IB, chiaramente IB minuscolo perché sto parlando delle variazioni. Tra collettore e emettitore ho due termini, ho un generatore di corrente HFEIB e ho una resistenza in parallelo che è 1 su HOE. Questa qui sarà la corrente IC. Quindi questo è il circuito equivalente di piccolo segnale del circuito che ho disegnato prima. Perché vi faccio questo tipo di analisi? Ve lo faccio per farvi capire come funziona l'amplificatore adesso, perché intanto guardando il circuito generale si capisce solo che il transistore viene polarizzato indipendentemente da tutto il resto. Per capire che cosa succede al segnale dobbiamo vedere il circuito piccolo segnale e vedere qual è la funzione di trasferimento tra l'ingresso e l'uscita. Allora, ora, come al solito, bisogna pensare che questo è un sistema progettato da una persona, quindi svolge una funzione specifica e in base a quella funzione, se si sa già qual è la funzione che svolge, è più facile capire come funziona. Allora, quindi questo deve essere un amplificatore. Come vi dicevo, quelle capacità di accoppiamento e di bypass vengono scelte con valore tale che alla frequenza del segnale si possano considerare un cortocircuito. Ok? Ripeto, non è un caso che siano un cortocircuito, perché vengono scelte in quel modo là. Quindi questa cosa è importante. Alla frequenza del segnale che si vuole amplificare, CB, CE e CC sono un cortocircuito. Se lo sottolineo, è una scelta di progetto. Vengono scelte con un valore tale che questa affermazione sia vera. Perché è importante farla? Perché chiaramente se le sostituiamo con un cortocircuito il sistema si capisce meglio. Immaginate che cosa succede se sostituisco con un cortocircuito: questa se ne va, questa se ne va, quindi RC finisce in parallelo RL, RE diventa un corto e quindi l'emettitore coincide con la massa, CE non serve più e l'emettitore coincide con la massa. D'accordo? Quindi adesso lo ridisegniamo. Tenete presente, questa affermazione qui è una cosa che io, credo, ma non so, nel senso che io spero che siano scelte bene quelle capacità, se sto studiando il circuito, e quindi questa cosa sia vera. Però devo quindi poi, insomma, in certa fase a posteriori, cercare di verificare se questa cosa è proprio vera, va bene? Oppure con i valori che conosco all'inizio verificare se questa cosa è vera. Adesso stiamo facendo un discorso generico, quindi questa qui è più che altro un'ipotesi che spero che sia vera, e che è vera se è stato progettato bene il circuito. Ok? Quindi sempre bene poi verificare
la cosa. Allora, a questo punto lo ridisegniamo con quella semplificazione, quindi RS e VS abbiamo qua in ingresso. Poi qui c'è direttamente la base, perché abbiamo cortocircuitato la capacità CB, e qui c'è RB. Questa è la massa. In corrispondenza della massa è finito anche l'emettitore. Quindi tra base e emettitore la resistenza Caillé è questa e finisce direttamente in parallelo RB. Okay. Non la disegno subito in parallelo perché mi serve evidenziare in modo esplicito la corrente IB, perché poi è un generatore che dipende da IB, quindi bisogna che quello me lo ricordi. Qui c'è la capacità tra c'è il collettore. Tra collettore e emettitore c'è un generatore di corrente HFIB, che dipende quindi da questa corrente. Poi qui c'è una resistenza 1 su HOE. In parallelo c'è la resistenza RC tra il collettore e l'alimentazione. E in parallelo, adesso, siccome ho cortocircuitato anche CC, c'è la resistenza RL. Quindi il circuito è diventato questo. Che si può, diciamo, che è molto semplificato rispetto a prima, e volendo si può ulteriormente semplificare. Bene. Semplifichiamo un altro po' in modo che si riesca a capire l'essenza del circuito. Come faccio per semplificarlo? Vedete, a me conviene lasciare IB in evidenza perché ho questo HFIB, quindi qua mi conviene applicare Thevenin, il teorema di Thevenin da questa parte. E poi queste qui posso metterle tutte e tre in parallelo. Quindi per esempio posso dire, va bene, prendo una resistenza R star che è il parallelo di 1 su HOE RC e RL. Allora, se applico Thevenin qui, la tensione equivalente Thevenin sarà la tensione a vuoto tra questi due nodi, quindi sarà VS per RB diviso RB più RS, e la resistenza di Thevenin sarà RB parallelo RS. Quindi qui mi trovo ad avere queste due, qui IB, e poi qui ho HFIB qui c'è R star e la tensione di uscita è questa. Bene, quindi questo VTH dipende da VS. Poi qui a questo punto le equazioni da scrivere per risolvere il sistema sono diventate banali. Vedete, io ho una maglia d'ingresso e poi una maglia d'uscita, e le due maglie sono separate. Quindi questa è la base, questo magari è sempre utile ricordarsi dove sono. Questo è il collettore e questo è l'emettitore. Vedete, questo HFIB è il generatore di corrente controllato a corrente, che è il nucleo del transistore bipolare. A questo punto le equazioni da scrivere sono facili, perché IB è uguale alla corrente nella maglia d'ingresso, quindi è VTH diviso RTH più HIE, giusto? Quando ho IB conosco HFIB, e quindi la tensione V la so scrivere perché è meno R star per HFIB.
questo punto tutto mi torna, no? Perché io cosa, se voglio conoscere come dipende l'uscita dall'ingresso, io ho questo percorso da fare. V dipende da IB, IB dipende da VTH, VTH dipende da VS, e quindi posso trovare V in funzione di VS. Va bene, ho tutta una sequenza di dipendenze che mi danno senz'altro V in funzione di VS. Quindi se lo scrivo qua, posso scrivere V uguale a meno R star per HFE per IB. Al posto di IB posso scrivere linea di frazione RTH più HE a denominatore, al numeratore ci va VTH, però al posto di VTH posso scrivere RB, questa parte qua, RB diviso RB più RS per VS, e quindi ho la relazione che lega l'ingresso all'uscita. Riscriviamo, quindi ricapitolando, posso scrivere a questo punto l'amplificazione di tensione, ho già calcolata, diviamo amplificazione di tensione di 1 stadio amplificatore CE a centrobanda. Alcune di queste parole saranno più chiare tra un attimo. Allora ACB lo chiamo, è questa quantità V su VS che ho appena indicato, quindi questa qua V su VS la trovo da qua, è meno R star per HFE diviso RTH più HE, RTH RB parallelo RS. Quindi ricapitolando, devo fare meno R star diviso RB parallelo RS più HE per HFE per RB diviso RB più RS. Ho messo insieme tutti i pezzi, ho copiato esattamente le espressioni prima, ho solo invertito un pochino alcuni ordini. Allora, che cos'è? Vediamo un po' se si capisce il titolo. Questa è un'amplificazione di tensione, chiaramente, perché è il rapporto tra tensione d'uscita e tensione d'ingresso di uno stadio amplificatore a emettitore comune, ok? Dunque, qui abbiamo inserito quest'altra parola, finora non avevo mai nominato, stadio. Amplificatore è un sostantivo, no? Quando lo utilizziamo come un sostantivo, un amplificatore, quindi un sistema che amplifica. Quando parlo di stadio amplificatore, uso amplificatore come aggettivo, ok? E il sostantivo è stadio. Perché? Che cosa vuol dire stadio? Stadio vuol dire un elemento amplificatore. Va bene? Perché tipicamente l'amplificatore che ho
disegnato a emettitore comune si usa come elemento di un amplificatore più complicato fatto da tanti elementi, cioè tanti stadi successivi. D'accordo? Per questo quello è un amplificatore elementare, l'amplificatore C ha solo un transistore e nella pratica si usa raramente da solo, si usa in combinazione con altre cose. Per questo si chiama stadio. Stadio in questo caso vuol dire appunto elemento. A centrobanda, ecco, che cos'è il centrobanda? Quella banda singolare. Questo centrobanda si riferisce alla banda di frequenza. Il centrobanda è tipicamente un intervallo di frequenza in cui il comportamento dell'amplificatore è indipendente dalla frequenza. Ok? Cioè in cui praticamente non ci sono componenti reattivi. Quindi in questo caso, per esempio, noi abbiamo detto alla frequenza del segnale le capacità sono un cortocircuito e quindi il circuito è soltanto resistivo, gli unici componenti sono resistenze e generatori di corrente e tensione. Allora, quello si indica come centrobanda perché quando i componenti del circuito sono soltanto resistenze la funzione di trasferimento viene reale, okay? Quindi non dipende dalla frequenza. Di solito c'è un intervallo che può essere più stretto o più ampio in cui questa cosa funziona per un amplificatore e si chiama tipicamente centrobanda. Tenete presente una cosa, che quando io dico che alla frequenza del segnale le capacità di accoppiamento e di bypass sono un corto, sto facendo anche un'altra ipotesi sottintesa, implicita, che... Perché implicita? Perché non ve l'ho neanche accennata, però c'è sotto sotto. Vedete, non ho inserito le capacità interne del transistore. Quindi ho supposto di essere in un certo intervallo di frequenza in cui quelle tre capacità sono un cortocircuito e quelle esterne e quelle interne del transistore sono un circuito aperto, quindi hanno un'impedenza così grande da essere considerabili come un circuito aperto. È un'ipotesi, anche questa, che a voler essere espliciti va poi verificata. Però c'è un'ipotesi. In questo caso, se le capacità per un motivo o per un altro spariscono tutte, o perché le considero un cortocircuito, o perché le considero un circuito aperto, allora è evidente che mi rimane un circuito completamente resistivo e la funzione di trasferimento non dipenderà dalla frequenza, non ha parte immaginaria. Va bene? Ed è questa la situazione che si chiama centrobanda. Per il momento siamo qua. Allora, vi vorrei far notare una cosa. Questa R, tra parentesi lo scrivo un attimo, questa R star è 1 su HOE in parallelo RC in parallelo RL. Allora, da che cosa dipende l'amplificazione centrobanda? Beh, innanzitutto dipende dalla forma del circuito, come si dice, dalla topologia del circuito. Okay? La topologia di un circuito è la forma, quindi quali sono i nodi, quali sono i rami che connettono i nodi e cosa c'è nei rami. Questa è la topologia di un circuito. E però dipende anche da quei parametri che sono parte interni all'amplificatore, parti invece esterni, perché ci sono alcuni componenti che sono del transistore. Vedete, c'è HFE, HIE, ve lo voglio evidenziare un attimo, HFE, HIE e HOE che sono dei parametri interni del transistore che dipendono a loro volta dal punto di riposo, come abbiamo visto.
Quindi ci sono alcune proprietà che intervengono sull'amplificazione che sono proprietà interne ai transistor. Ci sono altre proprietà che invece sono proprietà più legate al circuito di amplificazione, per esempio l'RB, l'RC, vedete, sono legate alle resistenze che servono per polarizzare il transistore. E poi ce ne sono altre che sono legate al carico, che tipicamente è esterno, perché il carico, se l'amplificatore è un amplificatore audio, il carico è altoparlante, quindi una cosa esterna all'amplificatore, tipo questo. Oh no, questo è sbagliato, mi serve l'evidenziatore. Questo è un elemento esterno all'amplificatore, e poi c'è un elemento che invece dipende dal generatore d'ingresso, che tipicamente anch'esso è esterno all'alimentatore RS. Di nuovo, se immaginate un sistema in cui ho un microfono, un amplificatore e un altoparlante, l'altoparlante avrà una resistenza RL, il microfono lo rappresento con l'equivalente di Thevenin, quindi il generatore di tensione e la resistenza serie RS, quindi sono componenti esterni all'amplificatore. Il resto, quello che non evidenzio, è una cosa che riguarda i componenti che ho scelto per l'amplificatore. Quindi, diciamo, questo cosa vuol dire? Che quell'amplificazione cambia, per esempio, se cambio l'altoparlante, se cambio il carico, o cambia se cambio il generatore d'ingresso. Va bene. Allora, a volte ci fa comodo definire delle grandezze legate all'amplificatore che siano indipendenti dal carico e dal generatore d'ingresso, per poter confrontare due amplificatori a prescindere dalle condizioni che gli sono intorno, ok? E per far questo ci si mette in alcune condizioni di comodo che vi indico. Una cosa che si cerca di fare è quella che si chiama calcolare l'amplificazione intrinseca a vuoto. Ripeto, a che cosa serve? Serve a cercare di avere delle quantità legate al funzionamento dell'amplificatore che non siano dipendenti da cosa metto come carico e cosa metto come generatore. Allora, intrinseca a vuoto. Allora, l'amplificazione intrinseca a vuoto che cos'è? È l'amplificazione, supponendo di avere un generatore d'ingresso ideale, di ingresso ideale, che vuol dire, siccome il generatore di tensione RS nullo, giusto? E a vuoto vuol dire carico di impedenza infinita, per cui non eroga corrente, e impedenza del carico RL che tende a infinito. Di solito l'amplificazione intrinseca a vuoto si chiama AV0'. Il pedice 0 indica vuoto, lo 0 è relativo al fatto che non eroga corrente, è 0 la corrente di uscita, e questo primo indica che il generatore è ideale. Okay? Quindi basta, e l'abbiamo già calcolata, perché basta prendere la formula di prima e scriverla per RS nullo e RL infinito. Avete, se RS è nullo, questo RB parallelo RS è nullo, quindi qui sparisce la frazione RB diviso RB più RS diventa 1, quindi sparisce anche questo, e mi trovo quindi meno HFE diviso HE per R star, ma R star è solo 1 su HOE in parallelo RC, perché RL è andato infinito, d'accordo? Quindi lo scrivo di nuovo, ho meno HFE diviso HIE, che moltiplica
RC parallelo a 1 su HOE. Per generalizzare da questo punto, ci sono altre due quantità che sono importanti, vi faccio vedere tra un attimo perché, sono la resistenza d'ingresso che cos'è la resistenza d'ingresso? È semplicemente la resistenza vista dal generatore d'ingresso. Se vi cos'è una resistenza vista lo sapete, no? Tra due nodi. Per definizione, non lo scrivo perché lo dovessi già sapere, è giusto un richiamo. Per definizione, una resistenza vista tra due nodi, che cos'è? È la resistenza che si vede se applico un generatore di prova di tensione, misuro o calcolo la corrente nel generatore e la resistenza vista, a quel punto è il rapporto tra la tensione che ho applicato e la corrente che passa, d'accordo? Quindi per esempio, se io mi metto qua, no, qua, sono qua, levo il generatore, applico, questo è il generatore d'ingresso, giusto? Applico un generatore ideale e guardo che resistenza vede questo generatore ideale, si vede cosa vede, no? Questo generatore ideale vede HE in parallelo a RB, ok? E questa è la resistenza d'ingresso del circuito d'esempio che ho fatto. La resistenza d'ingresso RI è uguale a RB parallelo a HE. Quindi la resistenza ingresso in pratica è una resistenza equivalente di Thevenin vista dal generatore d'ingresso. Quindi l'unica cosa a cui bisogna stare attenti è che per calcolarla devo sostituire al generatore d'ingresso reale uno ideale, quindi senza resistenza interna, perché voglio vedere soltanto la resistenza dovuta al circuito, non quella dovuta al generatore. L'ultima quantità che è importante estrarre è invece la resistenza d'uscita. La resistenza d'uscita, ci sono tanti modi di definirla, modo più pratico è dire la resistenza d'uscita è la resistenza equivalente ai Thevenin vista dai nodi d'uscita, quindi dal carico. Resistenza equivalente di Thevenin vista dai nodi d'uscita, o altrimenti potete dire anche vista dal carico, essendo il carico un'impedenza dai nodi del carico. In questo caso, se prendo l'esempio di prima, come al solito, essendo la resistenza equivalente ai Thevenin, si calcola spegnendo i generatori indipendenti. Quindi io mi metto qui al posto del carico, facciamo un ragionamento senza disegnare tutto il circuito. Allora, io metto qua, levo il carico, al posto del carico metto un generatore di tensione di prova e calcolo la corrente che ci passa. Poi faccio il rapporto tra tensione e corrente e ottengo la resistenza vista, giusto? Allora, per fare questa operazione, quindi facciamo un conto, no? Quindi la calcoliamo sulla base di questo circuito, devo spegnere il generatore indipendente, che è VS. Allora, si vede bene questo, che se spengo VS, in questo circuito che sta a sé, non ci sono generatori, quindi le correnti qui sono tutte nulle, quindi è nulla la corrente IB. Se è nulla IB, è nulla anche HFIB,
quindi questo ramo non c'è, e quindi da un generatore messo al posto di RL che resistenza vedo? Beh, praticamente vedo RC in parallelo a 1 su HV, d'accordo? E quella è la resistenza d'uscita. Quindi R out è uguale a RC in parallelo a 1 su HV. Allora vedrete che noi per un amplificatore tipicamente andremo a vedere questi tre parametri. Questi tre parametri ci bastano per confrontare tra di loro amplificatori, come dire, indipendentemente da qual è il carico o generatore d'ingresso applicato. Altra cosa che volevo farvi notare è che questi tre parametri danno in pratica la stessa informazione che dà questa espressione, anzi in realtà mi dà qualche informazione in più. Ora, per farvelo notare, vi voglio prendere come riferimento un sistema lineare a due porte. Fatemi fare una piccola digressione. Prendiamo un sistema lineare a due porte, l'abbiamo già adoperato quando abbiamo fatto il circuito equivalente di un transistore. Allora, voi avete un sistema di questo tipo, chiaramente un sistema lineare a due porte è buono anche per descrivere un amplificatore. Avete una porta, per esempio, di ingresso, diciamo che V1 è la tensione applicata alla porta e U1 è la corrente d'ingresso, e poi avete una seconda porta, per esempio l'uscita, cui applicata una tensione V2 e in cui passa una corrente I2, e poi potete scrivere il in generale, una volta che avete un sistema lineare a due porte, potete descrivere due parametri in funzione degli altri due e ottenere diversi tipi di descrizione. Va bene, questo lo sapete. Una delle descrizioni classiche e che noi adoperiamo spesso è quello in termini dei parametri H. Allora, guardiamo un attimo questa. In termini di parametri H, voi che cosa fate? Scrivete I2 e V1 in funzione di I1 e V2. E essendo lineare il sistema, potete scriverlo come un, essendo lineare il circuito, potete scriverlo con un sistema con una matrice 2x2. E poi di questo, se vi ricordate, ora giusto vado veloce perché se vi ricordate seguite e non vi annoiate troppo, se invece non vi ricordate magari è sufficiente per riprenderlo. Una volta che, come sempre possiamo fare, una volta che avete un sistema di equazioni potete trasformarlo in un circuito equivalente. Circuito equivalente come è fatto? Si vede abbastanza bene. Prendete la seconda espressione, mi dice che V1 è uguale ad H21I1 più H22V2, quindi una tensione uguale a una somma di due termini, cioè ho due termini in serie. Un primo termine H21I1, siccome questa I1 è la corrente che passa qua, posso scriverla in questo modo. Il secondo termine H22V2 è un generatore di tensione controllato da tensione V2. La prima equazione invece mi dice che I2 è la somma di due termini, quindi ho due elementi in parallelo. Il primo è H1I1, quindi dipende da I1 e quindi è un generatore di corrente, anzi no, dall'altra parte, un generatore di corrente controllato da corrente H21I1, e poi più H22V2, quindi questa H22 è un'ammettenza, quindi posso indicare qui una resistenza di
valore 1 su H2O2. Quindi questo è il circuito equivalente. E questo vale in generale per qualunque questo vale in generale per qualunque sistema lineare. Ora, nei casi che a noi interessano, cioè gli amplificatori, di solito, non è rigorosamente vero, vale questa condizione. In un amplificatore si fa in modo, si realizza in modo tale che l'uscita dipenda dall'ingresso, ma l'ingresso non dipende dall'uscita. Okay, si cerca di evitare questa, si cerca di fare in modo che l'amplificatore sia, come si dice, monodirezionale, cioè l'uscita dipende dall'ingresso, ma non viceversa. Che cosa vuol dire? Che nella pratica, vedete, il generatore di corrente H21I1 mi dice come l'uscita dipende dall'ingresso. Questo generatore di tensione H22V2 mi dice come l'ingresso dipende dall'uscita. Tipicamente questo termine è trascurabile. Non è obbligatorio, ma tipicamente è vero. Si cerca di trovare di me perché è vero, non per caso, perché si evita se non è vero. Che se si vuole fare un buon amplificatore buono, bisogna che l'ingresso non dipenda troppo dall'uscita. Allora, quando questa cosa è vera, vedete, allora ci sono delle conseguenze. Se H22 è trascurabile, allora H21 è anche la resistenza vista dall'ingresso, è anche l'RI, la resistenza d'ingresso, e di nuovo 1 su H22 è anche la resistenza d'uscita, perché vedete, se metto un generatore sull'uscita, spengo l'ingresso, quindi metto V1 a 0, anche I1 va a 0, quindi che il generatore corrente è spento e quindi in uscita soltanto 1 su H22. Quindi questa cosa succede. E che cosa rappresenta H21 in questa situazione? E vedete, mi dice che cos'è l'amplificazione. Mi dà H21 è un'amplificazione di corrente, perché l'I2 è questa corrente. Se l'uscita la metto in cortocircuito, metto un corto tra l'uscita e la massa. Allora nessuna corrente passa in 1 su H22 e tutta la corrente I2 è uguale ad H21 per I1. Quindi H21 è il rapporto tra corrente d'uscita e corrente d'ingresso quando l'uscita è in cortocircuito. Quindi questo H21 lo posso scrivere in questo modo. Lo chiamo anche HICC, cioè amplificazione di corrente di cortocircuito di corto. Un secondo, scrivo questa cosa e poi sono da lei. Se non mi confondo, poi magari mi amplificazione di corrente di cortocircuito. Quindi ho dato un significato a tutti e tre i parametri. Questo vale se H22 è praticamente nullo. Prego. No, 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 hai sbagliato io. Fermi tutti, come mai? No, ho sbagliato. È perché, sì, hai ragione. Allora, correggo subito. Qui ho sbagliato e qui ho sbagliato. Dunque, no, aspettate, facciamo così. Olè, li rimettiamo tutti. È perché, come al solito, quando parlo e scrivo contemporaneamente. Allora, I2 è uguale H11I1, quindi qui ci vuole H. Ah, ma è brutto questo però. Va bene così. H11I1 più H12V2, quindi questo è 1 su H12. Ok, questo è H21 e questo è H22V2. Ah, quindi qui andava bene, era di qua che avevo copiato male. Va bene. Quindi aspettate qui, questo è giusto, questo qui è H12. Ok.
Ok, così dovremmo esserci. Ho preso i dati dalla fila sotto, poi dopo. Vabbè, niente di male. Quindi abbiamo dato un significato a tutti e tre questi parametri. Questo che cosa vuol dire? Lo disegno nella cosa successiva, che vedete in pratica possiamo descrivere un sistema lineare a due porte qualunque con quattro parametri, e se facciamo questa ipotesi con tre parametri, questa ipotesi è ragionevole, quindi insomma ci conviene farla, in pratica è realizzata, con tre parametri e tutti e tre questi parametri hanno un significato molto preciso. E non sono tre parametri che vengono fuori solo matematicamente, no, ma poi non sappiamo attribuire un significato fisico preciso, ma un parametro è la resistenza d'uscita, un altro parametro è la resistenza d'ingresso, un altro parametro è l'amplificazione di corrente di cortocircuito. È utile dargli un nome e un significato, perché questo vuol dire che in principio sappiamo come calcolarli o sappiamo come misurarli se abbiamo da fare un esperimento. Quindi il circuito che cosa diventa? Diventa questo. Aspettate, pagina nuova, diventa questo. In pratica posso dire ok, V1 e I1, beh, questa lo posso scrivere quindi con una resistenza d'ingresso, e in uscita posso mettere AICC per I1 in parallelo alla resistenza d'uscita. Questo è I2. E questa qui è V2. Vedete, questo è il circuito equivalente. Molto semplice. In ingresso vedo solo la resistenza d'ingresso, in uscita vedo un equivalente di Norton in cui il generatore di corrente dipende dalla corrente d'ingresso. E lì si realizza il comportamento di amplificatore. Va bene. Analogamente, nessuno mi impedisce di fare quest'altra operazione, di trasformare questo equivalente di Norton in un equivalente di Thevenin, mettendo un generatore di tensione con resistenza serie. Il generatore di tensione qui lo posso chiamare AV0, primo per I1. Faccio vedere perché l'ho chiamato proprio AV0 primo. Innanzitutto vediamo qual è la trasformazione. Come faccio per passare da qua a qua? Vi ricordate, per passare da Norton a Thevenin, all'equivalente di Thevenin, cosa si fa? Beh, la resistenza ha lo stesso valore e il generatore di tensione è uguale alla caduta che si ha sulla resistenza a vuoto, quindi sarebbe la corrente nel generatore di corrente per la resistenza. Con questo segno, vedete che questa corrente dà una tensione V2 che è negativa, e per questo ho messo con questo segno il generatore di tensione. Quindi AV0'I1 è semplicemente AICC per I1 che moltiplica il Rout, cioè la caduta che a vuoto, senza applicare un carico, trovo in uscita. Cioè la tensione equivalente ai Thevenin in uscita. Quindi questo vuol dire che AV0' è AICC per Rout. Quindi AV0' è l'amplificazione di corrente di cortocircuito per la resistenza d'uscita. Questa roba qua l'ho chiamata V0', che come notate è lo stesso nome che ho usato prima per l'amplificazione intrinseca a vuoto. Perché l'ho chiamata nello stesso modo? È ovviamente perché è proprio l'amplificazione intrinseca a vuoto. Infatti, vedete, a vuoto, senza mettere il carico, la tensione V2 è AV. Ok, no, aspettate, volevo fare un'altra cosa. Ma volevo fare un'altra cosa. Ho perso una battuta, bisogna che rifaccio il ragionamento qua. Allora, no, ho messo AV0 prima perché volevo fare un'amplificazione di tensione qua. Allora, vabbè. Qui
per fare, riprendo il discorso da qua, scusate, per fare l'equivalente ai Thevenin, qui devo mettere un generatore di tensione che mi dia la tensione che ho a vuoto. Allora, la tensione a vuoto è AICC per I1 per Rout, va bene? Io voglio scrivere questa tensione, che è questa qua, è una costante per I1. In realtà voglio scriverla, siccome I1 è proporzionale a V1, come una quantità per V1, e questa è, ho sbagliato io qua, sono andato un po' troppo rapido e alla fine mi sono perso un pezzo, voglio scrivere questa tensione come AV0'V1, quindi, perché tanto V1 è proporzionale a I1, quindi basta aggiungere la costante proporzionalità. E va bene, aspettate, fatemi cancellare questo, viene semplicemente ok. Allora, per poterlo scrivere in questo modo, che devo fare? Faccio questo e V1 è RI per I1, quindi qui posso scrivere AV0' RI per I1 uguale ad AICC I1 per Rout. A questo punto I1 e I1 si semplifica, e perché le due cose siano uguali basta che AV0' sia uguale a AICC per Rout diviso RI. Ecco, mi era rimasta un RI nella penna. Quindi il primo circuito è esattamente uguale al secondo, per se AV0' dipende da ICC in base a quella relazione. Perché l'ho chiamata AV0' il coefficiente del generatore di tensione? Perché quella coefficiente è proprio l'amplificazione intrinseca a vuoto. Infatti a vuoto, cioè se non metto il carico, V2 è uguale ad AV0' a V1. Quindi se io metto un generatore ideale in ingresso, la tensione d'uscita a vuoto è uguale alla tensione d'ingresso per quella quantità, e quindi per definizione è proprio l'amplificazione intrinseca a vuoto. Allora, questo per arrivare dove? A dirvi che un amplificatore qualunque di tensione posso descriverlo con un circuito equivalente che ha questi tre parametri. Quindi una volta che ho questi tre parametri, resistenza d'ingresso, resistenza d'uscita, amplificazione intrinseca di tensione a vuoto, posso determinare in modo univoco il funzionamento dell'amplificatore. Per questo mi basta estrarre quei tre parametri. Ok, altrettanto buoni sarebbero stati gli altri tre: resistenza d'ingresso, resistenza d'uscita, amplificazione di correnti di cortocircuito, perché tanto dall'uno all'altro si va con un'espressione analitica semplice. Quindi posso fare l'uno o l'altro, per praticità mi conviene spesso usare l'amplificazione di tensione intrinseca a vuoto. D'accordo? Quindi, poiché questi tre parametri mi danno un circuito equivalente del tutto generale dell'amplificatore, per ogni amplificatore andrò a estrarre questi tre parametri perché rappresentano completamente l'amplificatore. E poi l'amplificatore a centrobanda. Okay? E poi confronterò diversi amplificatori sulla base dei valori di quei parametri. Come faccio da questi tre parametri a risalire al funzionamento dell'amplificatore in tutte le condizioni? È facile, perché immaginate, se io ho un amplificatore determinato da questi tre parametri, aspettate, qui però a questo punto mi conviene
faccio un'ultima cosa per concludere, tanto qui purtroppo è un pochino per comodità, siccome ho detto che AV0 prima è l'amplificazione intrinseca a vuoto, lo metto con l'altro segno, lo definisco con questo segno, di modo che V2 venga AV0 prima per V1, non meno. Allora questo vuol dire che, perché le due cose siano uguali, qui devo mettere un meno, qui devo mettere un meno e qui devo mettere un meno. Con questi segni la cosa è così. Così lo porto col segno giusto. Allora, a questo punto torno indietro, prendo un parametro. Allora, io ho un amplificatore qualunque di cui conosco questi tre parametri, che è questo. Poi a questo amplificatore attacco un carico qualunque. E un generatore qualunque, quindi un carico qualunque che chiamo RL, queste due, e un generatore qualunque che tratto con l'equivalente Thevenin, quindi VS e RS. Qual è l'amplificazione di questo sistema? Beh, è facile da calcolare, io so che V1 è uguale a VS per RI diviso RI più RS. Una volta che ho V1, ho AV0 primo V1 e a questo punto la tensione d'uscita RL sarà una partizione di AV0 primo V1. Quindi ho per RL diviso RL più Rout. Quindi l'amplificazione è uguale a V diviso VS. E vedete, io posso scrivere qua V in funzione di V1 e qua V1 in funzione di VS. Quindi se sostituisco mi viene AV0' per RL diviso RL più Rout per RI diviso RI più RS. Quindi questa è l'amplificazione di tensione che è funzione del generatore del carico e questa è l'amplificazione di tensione intrinseca a vuoto. E quindi vedete, posso ottenere amplificazione di tensione con qualunque carico e con qualunque generatore d'ingresso a partire dalla conoscenza dell'amplificazione di tensione intrinseca a vuoto, la resistenza d'ingresso e la resistenza d'uscita. Va bene? Ed è tutto generale. Se beh, lo possiamo fare per esercizio. Abbiamo calcolato quei tre parametri per l'amplificatore CE, li possiamo sostituire. Vedete che sostituendo mi viene l'espressione dell'amplificazione che avevo ottenuto all'inizio con quella particolare RS e quella particolare RL. Ora lo facciamo come riprova. Prima di farlo, così chiudiamo la lezione, prima di farlo, vi voglio far notare una cosa. Guardate. Questo è un aspetto importante. Vedete, AV è uguale ad AV0' per due termini. Quei due termini sono entrambi minori di 1, perché sono due frazioni in cui i termini sono tutti positivi e il numeratore è più piccolo del denominatore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che l'amplificazione di tensione è per forza minore o al limite uguale all'amplificazione di tensione intrinseca a vuoto. Per questo è così importante l'amplificazione di tensione intrinseca a vuoto, non soltanto perché mi permette di scrivere un circuito equivalente generale, ma anche perché è la massima amplificazione di tensione che si può ottenere da quell'amplificatore. Ok? Notate, questo
questa cosa qua è minore o uguale proprio nel caso limite in cui siamo a vuoto, quindi se RS è uguale a 0 e RL è uguale, tende a infinito, queste due frazioni vanno a 1 e chiaramente l'amplificazione di tensione è uguale all'amplificazione intrinseca a vuoto. Ma grazie, mi sono messo in una situazione di vuoto, carico infinito, quindi corrente uscita infinita, e generatore di tensione l'ingresso ideale, quindi per forza sono in quel limite. Va bene? Quindi in pratica l'amplificazione di tensione è uguale all'amplificazione intrinseca a vuoto. Se volete vedere il significato di quelle formule, poi le formule hanno, come dire, un valore relativo, è importante attribuirgli un significato così uno si ricorda il significato della formula. La formula mi dice che l'amplificazione di tensione generica la ottengo da quella intrinseca a vuoto per un partitore di tensione d'uscita, il partitore tra il carico e la resistenza d'uscita, per un altro partitore di tensione d'ingresso tra la resistenza d'ingresso e la resistenza serie del generatore. Ok? Quindi ho due partitori che sono tutte e due minori di 1 per l'amplificazione intrinseca a vuoto. Va bene, giusto come riprova finale, proviamo a fare questa cosa. Mettiamo per l'amplificatore emettitore comune i valori che abbiamo trovato di AV0', Rout e RI e vediamo che se viene fuori l'amplificazione a centrobanda che abbiamo calcolato inizialmente. Questo è giusto un esercizio di riprova. Tanto l'esercizio degli ultimi 10 minuti, esercizio. Allora, devo fare AV0' per RL diviso RL più Rout, per uno stadio CE, giusto? Per RI diviso RI più RS. Allora, AV0' avevo detto che era meno HFE diviso HIE per 1 su HOE per parallelo RC. Questo avevamo trovato, giusto per farvi vedere dove l'avevamo trovato, era questo, no? Poi resistenza d'ingresso RB parallela HIE, resistenza di uscita RC parallela 1 su HIE, quindi per RL diviso RL più Rout, RL più RC parallelo 1 su HOE, per RI che era RB parallelo HIE diviso RB parallelo HIE più RS. Allora, questa roba qua deve essere uguale a questa. Si vede? Lo ricaviamo. Allora, innanzitutto il meno c'è, buon segno. Allora, questo pezzo qui, che cos'è? Vedete, questo pezzo è il parallelo, ho questa resistenza, tra parentesi quadra, per RL, diviso RL più la stessa resistenza, tra parentesi quadra. Quindi questa roba qui è RL parallelo RC parallelo 1 su HOE, d'accordo? Questa roba l'avevamo chiamato R star. Questa qua invece la calo di nuovo. Se la devo calare allora facciamo così. Però vi voglio far vedere, vediamo un po' se riusciamo a fare un po' prima. Quindi questa è R star, HFE R star e poi qui ho RB, vedete questa cosa si vede, no? Allora vedete i pezzi ci sono tutti, tra qui e qui, questo qui RB più parallelo più RS, vediamo se è lo stesso, RB non è lo stesso, bisogna fare due conti in più. Allora, facciamo due conti più. Allora, questo termine qui lo scompongo. Qui mi viene il parallelo è il prodotto diviso la somma
e moltiplico per la somma, numeratore e denominatore. Quindi qua mi viene RB per HIE diviso RB per HIE più, qui ho RS per la somma, RS per, facciamo per esteso, RS per RB più RS per HIE. Ok? Allora, questo si semplifica con questo. Ok, torniamo un attimo indietro, vediamo un po' se si riesce a vedere che sono uguali. Questo ce l'ho, questo ce l'ho, questo ce l'ho. Ora qua devo mettere RB più RS in evidenza e lo faccio subito, così chiudiamo. Quindi ho meno HFE per R star per RB diviso, ecco qui che cosa metto. Ho detto, mettiamo RB più RS in evidenza, vedete RB più RS in evidenza, e di qua mi viene HIE che moltiplica tutte e due, non so se dove voglio arrivare, HIE, perfetto, più RB per RS, che è questo termine qui, a questo punto diviso RB più RS, ed è esattamente la stessa espressione, perché quel termine RB per RS diviso RB più RS è il parallelo di RB ed RS. Quindi questa l'abbiamo chiamata l'amplificazione intrinseca a centrobanda, d'accordo? Quindi questo giusto per farvi vedere che da quelle tre cose si ottengono le quantità che volevamo. Allora, questo sarà il motivo per cui per ogni amplificatore